Buonasera, benvenuti tutti alla Libreria Rotondi e in particolare volevo ringraziare la professoressa Grazia Marchianò e il professor Vito Mancuso. E mi dispiace che si sta un po' tutti stretti e abbiamo cercato di fare il possibile rispetto insomma, all'ampiezza degli ambienti. E oggi inauguriamo il nuovo ciclo degli incontri del mercoledì e Grazia Marchianò ci parlerà di Elemir Zolla. Oggi è un giorno molto particolare perché 11 ottobre 2017 ricorre un anniversario. Sono 18 anni in cui Amedeo Rotondi, il fondatore della libreria, è passato a un altro piano di vita. E noi quindi siamo felici di festeggiare con voi questa ricorrenza, i 18 anni della libreria Rotondi, che proprio in questo momento sta vivendo una fase particolarmente viva e ricca di iniziative e di progetti. E quindi grazie a tutti voi. Passo la parola a Grazia. Buonasera, io sono molto, speriamo che regga questo microfono. Sono veramente felice di questo incontro e soffro fisicamente a vedervi in piedi. Per esempio su ci sarebbe stata possibilità di qualche sedia, forse non c'è. Ecco. E quindi mi dispiace veramente tanto che non abbiate il comfort di una piccola sedia. Però questa è la prova che la presenza del professor Mancuso ha naturalmente aumentato in modo molto esponenziale, diciamo, il numero dei presenti. Io sì, ero già venuta altre volte, l'ultima volta si è parlato di Culiano, che è stato un grande amico di mio marito, di Elemir. Questa volta ho pensato di trovare un tema che potesse in qualche modo essere la cifra caratteristica della parabola vissuta da Zolla come uomo, come pensatore, come mistico, se posso anche dire così. E ho pensato all'oltre. Naturalmente, dopo aver deciso di parlare della ricerca dell'oltre in Zolla, sono comparse le incertezze, cioè come inquadrare questo argomento, ma in qualche modo ci sono riuscita e quindi quello che mi permetterò di dirvi è prima una piccola iniziale riflessione sull'oltre, sul significato dell'oltre nella vita umana e poi seguendo la parabola di Zolla attraverso alcuni momenti importanti, alcune svolte diciamo della sua vicenda umana e di scrittore. Però prima di parlare dell'oltre vorrei dirvi che dato che provo veramente imbarazzo ad avere accanto Vito Mancuso, gli siamo veramente molto grati, però io immaginavo di affrontare da me questo pomeriggio. Allora mi sono documentata sull'imbarazzo, perché mi sembrava giusto rendere conto da dove viene, diciamo, il significato di questa parola. Anche in spagnolo è imbarazzo e viene da c'è una parola latina che però risale a è un'antica parola mediterranea che in latino è barra, quindi già barra fa pensare a qualcosa di vincolato. In realtà questa antica parola mediterranea vuol dire parete di terra o di fango, quindi è una specie di occlusione di blocco. E questo dice molto sul significato di imbarazzo. Poi mi sono documentata in giapponese. In giapponese la parola komaru ha l'ideogramma, il kanji che la descrive, è
Il disegno è questo, un albero che è bloccato da un quadrato, perché è iscritto, cioè un piccolo albero, naturalmente si tratta così di una approssimazione, sapete i kanji non sono dei veri disegni, però in qualche modo rappresenta questo, rappresenta un albero che è impedito di slanciare i suoi rami, di far crescere i suoi rami. E c'è una strana equivalenza effettivamente tra Barra e Komaru. L'imbarazzo è questo. E quando io ho capito che le cose stavano così, ho pensato che bisognava veramente cominciare questa conversazione spiegando che cosa di fatto è l'imbarazzo quando ci si trova di fronte a persone così illuminate come il caso del professor Mancuso e così generose nell'essere volute venire in questa piccola nicchia, in questa bomboniera così colma di vita dei libri e quindi di vita spirituale. Ecco, oltre, allora oltre è una parola, voglio dire, sul piano grammaticale è senza pretese, è un avverbio, una preposizione che significa più là, più avanti, al di là, di là, da, e viene per lo più usata nei composti. Questo accade anche in altre lingue, ma nel caso italiano abbiamo oltre fisico, oltre modo, oltre montano, cioè tante parole che rafforzate da oltre acquistano un significato di pienezza maggiore, no? Allora io mi sono chiesta come possiamo pensare all'oltre in termini che non sono vincolati alle direzioni tradizionali nelle quali si svolge, diciamo, la nostra vita e la nostra esperienza. Quindi c'è alto, basso, sopra, sotto, dentro, fuori. Ecco, l'oltre che cos'è rispetto a questo? Cioè, lo si declina, teniamo conto, anche se non abbiamo la consapevolezza lucidissima. Non si sente! Cose, in realtà l'oltre è qualcosa che si declina a seconda di queste situazioni, a seconda dell'alto, del basso, del sotto, del sotto, del dentro e del fuori. L'associazione che si viene in mente di fare è con meta, col metafisico, no? Perché anche in greco sappiamo che al di là dell'uso reale della parola metatafisica, per esempio dell'opera di Aristotele, metatafisica, che significa semplicemente un'opera che è venuta dopo, temporalmente dopo la fisica, però poi noi sappiamo che la parola metafisica è universale, ha un rilievo universale e quindi in qualche modo ha a che fare con oltre, se vogliamo pensare a un oltre al di là del piano orizzontale, del piano banale nel quale avviene la nostra vita. Però c'è un rischio, cioè se noi associamo in modo così quasi automatico l'oltre con il meta, noi non gli rendiamo un buon servizio, perché vincoliamo la situazione dell'oltre a una sola situazione, a una sola posizione, a quella dell'aldilà, a quella nel dualismo che costituisce la nostra visione delle cose, soprattutto l'Europa. Quindi abbiamo fisico, metafisico, materia, spirito, ecco, c'è questa visione ed è difficile sganciarsi da questa visione. Però attraverso così la parabola di Zola io mi sono accorta che è ben possibile
agganciare l'oltre dall'automatico collegamento con il meta, con il sopra. E quindi questa è una piccola premessa. Poi vorrei dirvi, abbiamo bisogno di inquadrare un po' questo tema, un tema che in realtà esistono saggi sull'oltre, personalmente vorrei tanto indagare su questo, se ci mettiamo d'accordo. Ma io sono abituata a una certa concentrazione per cui posso perdere il filo facilmente. Allora, per inquadrare questo argomento, che non è semplice, su cui spero che Cuso vorrà dire quello che pensa, mi è venuto in mente di citare un passo del Rig Veda, un testo arcaico indiano, libro 1, nel quale si presenta questa situazione. Due uccelli dalle belle ali, così ve lo riassumo con le mie parole, due uccelli dalle belle ali sono posati sullo stesso albero. L'uno muove la testa da tante parti, si guarda intorno, cerca il cibo e si sazia e si ciba, becchetta, no? L'altro è immobile, non fa alcun movimento, potremmo dire osserva dal punto di vista, diciamo, umano, comunque non si ciba, non si agita. Allora, è molto interessante pensare perché è stato posto questo esempio nel testo vedico. È stato posto l'esempio per mostrare che ci sono vari modi di vivere, diciamo, l'oltre, in questo caso saziarsi. Il primo uccello si sazia cibandosi, ed è un po' quello che facciamo tutti noi, no? Ognuno di noi affronta la vita uscendo, diciamo, dalla propria interiorità, affrontando le cose, affrontando il mondo. L'altro uccello rappresenta una situazione diversa, in cui c'è un modo di cibarsi che però viene dall'interno, se vogliamo, viene da un'immobilità, da un'attenzione. Ecco, con questo esempio in qualche modo ci stiamo avvicinando al concetto di oltre. Per esempio, pensiamo alle varie definizioni che sono state date dell'uomo, no? Da tanto tempo si parla dell'uomo, con, naturalmente, la specie sapiens, anche raddoppiata sapiens, poi si parla dell'homo economicus, dell'homo così. Ci sono tante definizioni, l'ultima, la più recente, è secularis, no? Perché noi effettivamente siamo nel secolo, siamo del secolo, e dunque anche questa è una definizione che in qualche modo ci descrive l'uomo, la specie umana. Ecco, io ho pensato qualcosa di diverso, ho pensato che l'uomo è un essere chiamato dall'oltre. In che senso? Perché? Ma perché l'oltre è parte intrinseca della vita, la formula della vita, la spinta vitale, la forza, l'energia che noi mettiamo nella vita e che la natura ha a sua volta, è un tipo di è un eccesso che ci serve come dinamo per reggere,
alla forza delle cose. E quindi se mi si chiedesse di dare una definizione di uomo diversa da quelle tradizionali, io direi è una creatura che ha una vocazione all'oltre. E questo già a partire dal primo livello della vita, pensate alla nascita di questa. La nascita è già un'immersa impresa, uno sforzo per uscire alla luce, per emettere questo primo vagito, per respirare. Quindi già qui c'è un essere colto di qualcosa e un volersi attaccare alla vita, reggere il più possibile a una situazione che per un neonato non è stata ancora sperimentata. E quindi da lì in poi pensiamo a tutto ciò che comporta l'entrata nel mondo. Dal primo respiro, dal primo vagito, poi si nutrirà. E questo è il nutrimento, il latte materno è un modo di affrontare la nuova situazione. E poi ci sarà la crescita, e poi ci sarà l'educazione, e poi ci sarà tutto quello che costella la vita di un essere umano. Ora, è interessante chiedersi a che tipo di oltre noi vogliamo rivolgerci per pensare qual è il principio stesso della condizione umana. Secondo me è il dentro, perché tutto parte da lì, tutto parte, la dinamo parte sempre dall'interno. Naturalmente poi c'è questa estroflessione automatica, perché così è costruita la vita, la natura è fatta in un certo modo, noi siamo esseri duali, sia sul piano fisiologico che sul piano mentale, sul piano psichico e sul piano spirituale, se vogliamo, perché appunto c'è questa dialettica continua tra l'alto e il basso, tra il cielo e la terra, tra l'immateriale e la materia. E la cosa strana, veramente strana, se vogliamo pensarci un attimo, è che la fisica, da parte sua, con le sue norme, con le sue leggi, è arrivata ad avere una visione unitaria della realtà, delle cose come stanno, diciamo andando molto avanti rispetto alla metafisica, perché la metafisica è ancora dualizzata, c'è un dualismo tra cielo e terra, tra divino e umano. La fisica è riuscita ad andare oltre, cioè ha raggiunto una visione unitaria delle cose, materia e energia sono di fatto la stessa cosa, ci sono diversi livelli di aggregazione della materia, però la materia senza energia non possiamo immaginare una realtà cosmica, naturale e umana che non abbia il suo principio fondante nella scintilla della luce. Noi siamo esseri di luce. E quindi questo mi ha fatto orientare in un modo diverso nei confronti di questo argomento e anche nei confronti di Zola, della vicenda di Zola, che è effettivamente molto singolare. Pochi scrittori hanno vissuto la sua parabola e direi che c'è stato sia fortuna che sciagura, ecco, questo ho meditato su questo nella sua biografia intellettuale e devo dire che le cose stanno veramente così per chi lo ha conosciuto e ha condiviso con lui un quarto di secolo. E mi ha tanto, in qualche modo, inizialmente mi rattristava pensare quanto anguste e quanto mio erano
le etichette che mi venivano queste piante dalla musica, dalla critica letteraria, dalla stampa colta, e ne voglio citare qualcuna per mostrare, perché spero di riuscire a dimostrare che sono molto molto mio. Allora, c'è chi ha detto che Zolla degli spiriti, poeta libero, elegante e incantato, chierico vagante e cercatore di aure, alchimista della felicità, intellettuale eterodosso, maestro scomodo, moralista, turista metafisico, sciamano, filosofo strano e inquietante, psicopompo, Bale modernissimo. Ora, io non, queste definizioni che restringono in un modo veramente soffocante una mente ampia quale è stata la sua, non sono però da attribuire, cioè non è una responsabilità di chi ha formulato queste definizioni. Dipende un po' dallo spirito del tempo e un po' anche da un'incapacità che si va ingrandendo e si va diffondendo, di non avere la percezione della vita interiore. Quindi una spiritualità in senso laico, se posso dire, nel senso che chiunque, se mette a fuoco la vita interiore, la sua esperienza interiore, trova un perno sul quale abitare la sua vita. E allora, a partire da questo, che viene dimenticato, viene ignorato sempre più nell'epoca in cui siamo entrati, a partire da questo è evidente che non si è in grado di cogliere l'ampiezza di una mente, qual è stata la sua, perché ci si fissa su alcuni aspetti che sono per lo più anche ironici, se vogliamo, no? Sono grotteschi, se vogliamo, cioè non è, le cose non sono andate così. Io ho intitolato la sua Conoscitorio Segreti con una biografia intellettuale, ma in realtà intellettuale è una parola banale, è una parola che non dà il senso della sua energia interiore, direi piuttosto ardore intellettuale, cioè questo un uomo che ha cercato dentro di sé soprattutto la scintilla della luce, e poi naturalmente ha fatto un percorso estremamente vasto e differenziato in tanti campi, cioè sapere, incontrando le culture più diverse, quindi c'è stata anche un'espansione in senso orizzontale. Però la partenza è quella, la partenza è una scintilla interiore, una qualcosa che noi stiamo molto rapidamente perdendo. Abbiamo per fortuna dei libri, abbiamo tutto un passato di esperienze spirituali, di tradizioni spirituali che ci mostrano una strada, però il mondo va in un'altra direzione, va nel senso di un oltre che però è soltanto estroflesso, va nella direzione del fuori. Noi siamo abbagliati dal fuori, siamo abbagliati dall'immagine, dal piacere di rappresentarci e di riprodurci, l'emblema ormai diffuso ovunque è quello del selfie, quindi pensate che forma di esasperato narcisismo c'è del selfie, cioè che tu hai ti senti di esistere se c'è la tua immagine. Allora tutto questo appartiene a una nuova epoca, una nuova epoca che più o meno sul piano, diciamo, delle ricerche della robotica precedute dalla cibernetica molto tempo prima, il consiglio cercato che è stato un po' di
da lui chiamata cibernetica, in realtà è la robotica. Questo accade negli anni 90, con l'enorme esplosione naturalmente dei computer e questi sistemi che ci isolano dalla nostra interazione, nei modi più diversi possibili, nei modi più accecanti possibili. Abbiamo perso la capacità di meditare sull'interno rispetto all'esterno, rispetto all'esteriorità. E quindi la cosa che mi ha colpito quando ho cominciato ad approfondire il pensiero di Zola e di colui, non come omaggio o come specialità, cioè semplicemente come osservazione neutra delle cose come sono state, della vita che lui ha vissuto, quindi un esempio tra altri, però un esempio abbastanza significativo, perché questa apertura sull'interiorità, sul dentro, comincia molto presto nella sua vita. E quindi io ho costruito una, diciamo, una specie di parabola, no? di percorso, che comincia dagli anni 30. Lui è nato nel 26 e ha avuto un'infanzia così piuttosto movimentata, spesso ha vissuto in Inghilterra, la madre era inglese, il padre era italiano, ma nato in Inghilterra, quindi insomma una famiglia un po' di nomadi. E di questo bambino, che è il secondogenito, con una sorella primogenita molto più grande, di 16 anni, questo bambino è straordinariamente attento, come il secondo uccello del Veda. E questa attenzione straordinaria si manifesta molto presto. C'è un episodio molto bello che riguarda una sua passeggiata nel bosco, nel frutteto, scusate, era un frutteto, una piccola casa di campagna a Mason, lui si trova solo in compagnia del nonno. Riferirà questa esperienza in un articolo sul Corriere della Sera e che si intitola Lezione di Verità, ed è significativo a questo titolo perché veramente corrisponde. Allora, vi dico così, vi leggo poche righe che sono la sua stessa scrittura. Il vecchio coglie una mela cotogna e la fa assaggiare al bambino, poi una mela limoncella, e lo invita a paragonare i sapori, a scorrere col dito la diversa rugosità dei frutti, passare nello stesso asino dall'agra e rossa lazzeruola alla renetta, il cui sugo è più serrato che aspro, dà una sorpresa come piegare per una strada e vedere un paesaggio insolito. È come oltrepassare un confine, ignorando il corpo, tanto che per la ricchezza di ciò che può presentarsi nell'aiuola si trascurano le provocazioni del mondo reale. Ecco, questo è un tratto molto interessante della sua sensibilità infantile. Cioè lui si sente violato, si sente offeso dalla trivialità diffusa. In questo caso era l'epoca della vendemmia e c'erano questi raccoglitori di luppolo che sgamberatamente davano o anche coprilli e cose del genere. Questo bambino vive l'esperienza del diverso sapore delle mele con una intensità straordinaria e a un certo punto dice: e se il fanciullo, rientrando nell'aria un po' più fresca e severa della casa,
Seguendo il vecchio verso la poltrona si sente una potenza sconosciuta di ansia, di una potenza che stringe in passo i sapori assaporati nel breve passaggio serale. Questa potenza è una doppia, un dono che lo accompagnerà attraverso la vita. Allora, nell'esoterismo ebraico c'è un termine che definisce molto bene questa situazione ed è jihudim. Jihudim vuol dire concentrazione spirituale, cioè, o meglio, spirituale sì, però di fatto vuol dire concentrazione. Quindi nel caso dell'episodio che vi ho citato, ecco che il bambino sveglia dentro di sé, nel silenzio, in questa piccola atmosfera un po' onirica, se vogliamo, ma che è stata reale, era la visita di un frutteto in cui lui impara a distinguere i vari sapori e ad assaporarli, quindi a farli entrare nella sua coscienza di interiore, no? Se vogliamo. Quindi pensiamo anche alla profondità del significato del cibo, altro che diciamo una dispersione, cioè dipende da quello che intendiamo per cibo. Se il cibo ci nutre e ci illumina, è un cibo diverso da quello che noi possiamo citare in modo distratto. Ora, secondo come è andata la sua vita, questo è stato il primo inizio della ricerca del corpo. Poi ce n'è stato un altro, conosce i suoi libri, sa, c'è questo brano molto bello in cui lui si guarda nello specchio e si riconosce nello specchio e prova però un'immensa sorpresa, cioè dice: ma chi è quella persona? Io chi sono? E da lì comincerà poi tutta una, come dire, una riflessione sulla insostanzialità della persona, che cambia attraverso le fasi della vita, e quindi un giudizio che poi diventerà negativo sulla psiche. Chi conosce i libri, diciamo, della prima stagione, quindi pensate a Potenze dell'anima, pensate a cos'è la tradizione, tra gli anni 60 e gli anni 70, ecco, viene fuori questa situazione. Lui si chiede, con un distacco abbastanza sorprendente rispetto alla cultura nella quale lui si è formato, è un intellettuale europeo, no? Quindi prima di incontrare l'India, voglio dire, le sue coordinate sono le nostre, sono queste. Ecco, lui si domanda quali sono i termini sui quali si legge l'esperienza umana moderna. E sono ragione, corpo, psiche, e quindi sentimenti, e quindi passioni e emozioni, no? Come sapete, oggi non si parla d'altro che di emozioni, non ci sono le immaginine, le piccole icone che rappresentano le emozioni. Ecco, per lui questa è una religione, per lui giovane ancora, questa è una soffocante prigione. Cioè, come è possibile chiudere la formula dell'esperienza nel mondo in queste, fidandosi soltanto su queste facoltà, su queste risorse? Certo, Logos, ragione, benissimo, senza il Logos, nel senso anche banale del termine, noi non potremmo muoverci, non sapremmo mantenere un ordine nella nostra vita. Però poi cosa c'è? C'è il corpo, quindi tutte le esigenze fisiologiche che vengono ingigantite quanto più è possibile, il tipo di oltre che va in quella direzione, e poi c'è la psiche.
quindi l'atteggiamento di Zola nei confronti della psicologia, e quindi della psicologia complessa, che lui ha molto apprezzato, naturalmente, grandi teorici della psicologia moderna, Jung incluso, però è venuto fuori questo aspetto. Ma tutto si risolve in questo, si risolve nelle passioni, si risolve nei sentimenti, non c'è altro, non c'è altro nella nostra esperienza. A dove possiamo cogliere una luce che ci dia una direzione, un orientamento nella vita? Quindi voglio dire, questo ve lo volevo far presente, perché molte poi via via che usciranno altri libri che lui scriverà, che lui acquisterà una maggiore consapevolezza delle cose come stanno, verrà fuori proprio questo, cioè è soltanto l'interiorità che può fiorire raggiungere un modo di essere che non è vincolato in modo così ossessivo dalle passioni, dai sentimenti, dalla volontà di acquisire all'esterno, di accumulare, no. E quindi in questo senso viene fuori la dimensione mistica. Tenete conto che Zola è stato un laico in senso radicale del termine, cioè lui ha voluto capire che ruolo hanno avuto le religioni nel mondo, ponendosi la domanda. Quindi per quanto riguarda la fede, per esempio, ecco, lui ha scritto delle pagine che suonano molto eretiche per chi è un credente, perché lui ha individuato, per esempio, la fede nella stessa forza vitale, cioè è vita. Se non abbiamo fede, non sopravviviamo. Quindi lui è riuscito a fare una, come dire, un'operazione, un'anatomia della fede, che effettivamente può sconvolgere chi invece aderisce a una fede, cioè non mette in discussione. Lui si è chiesto invece che cos'è la fede in quanto energia. Quindi per farvi un po' capire dall'interno, quindi smontando le etichette, no, le definizioni che sono state date, che mi sono state date, e che mostrano appunto una miopia, cioè un'incapacità di pensare dalla parte dell'interiorità. Nel 1956 scrive uno strano romanzo, Minuetto all'inferno, che poi io ho fatto ristampare dalla Ragno nel 2004, ricostruendo un po' l'atmosfera che viveva in quegli anni a Torino, una città notevolmente detestata per lo stesso motivo per cui lui si sentiva soffocare nel frutteto, sentendo le voci scatterate dei raccoglitori di luccolo. Cioè è una città troppo schedata, senza possibilità, non ci sono dei dati, perché tutto è costruito secondo una legge di rango sociale, di benessere o di malessere, eccetera, eccetera. E quindi dice, io non riesco a vivere in un posto del genere. Infatti poi, appena avrà potuto, avrà lasciato Torino, però ricadendo poi in altre angustie, perché è chiaro che c'era questo peso della banalità e della trivialità dell'esistenza che lo ha sempre tallonato. Allora, nel Minuetto all'inferno, ecco, questo ve lo volevo segnalare, cioè se voi leggete un po' i suoi libri,
vedete che sono costruiti quasi tutti, tranne l'ultimo, discesa là della decisazione, sono costruiti con degli esempi, no? Per delle citazioni che in qualche modo danno il tema della l'aura, l'atmosfera interiore dentro la quale si costruisce una vicenda, una storia o una ricerca, no? Ma nel caso di Minuetto all'Inferno è un romanzo. Un romanzo in cui compaiono strani personaggi, c'è Satana, ci sono degli strani discorsi in cielo tra Satana e un tiranno, che evidentemente è Mussolini, quindi è tutto molto un romanzo detestato da Vittorini, quindi questo è un dato di fatto. Vittorini, quando si vide, lui era il direttore dei Gettoni da Einaudi, quando si vede arrivare questo manoscritto, questo dattilo scritto, dice: ma questa è una stupidezza totale, cioè io non posso ammettere che ci sia questo giovane rabbioso che si inventa una situazione onirica, che così dice, a me non piace, e avvisa tutti gli altri lettori, no? Tra i quali c'era anche Calvino, voglio dire, era quella generazione, dice: guardate che questo è abominevole, questo romanzo, però fate attenzione, ci farà causa. Quindi viene fuori anche questo aspetto, cioè lui è un laureato in legge, aveva un temperamento molto giuridico, se vogliamo, no? Con una capacità straordinaria poi di facondia retorica, quindi quando lui aveva una tesi da sostenere era imbattibile. E quindi c'è questo piccolo episodio di un Vittorini che dice: guardate, questo, insomma, dobbiamo adattarci, è un romanzo che non mi piace, brutto, però ma vedremo, decidete voi. Cioè lui è pilatescamente decide, fate voi, io non io vi ho detto quello che penso. Allora, ci sono degli esempi in Minuetto all'Inferno. Nell'inizio della parte seconda, lui cita Proust, Marcel Proust, il romanzo incompiuto di Proust, che è Jean Santeur, che lui naturalmente aveva letto, lui leggeva nelle lingue originali, in tedesco, francese, spagnolo, portoghese, quindi per carità, cioè, conosceva tutto molto prima che arrivassero in Italia le traduzioni, e cita questa frase dal Jean Santeur: quanto al regno dello spirito, è il personaggio Jean Santeur che sta parlando, quanto al regno dello spirito, cioè ci si riferisce a lui, scusate, egli lo immaginava come sovrapposto alla terra, ma senza che dalla terra vi penetrasse mai nulla, eccetto i profumi, la pietà, la corruzione, la malinconia e i danni. Strana, no? Questa immagine, questa scena. E quindi perché lui mette in calce alla seconda parte del suo romanzo di Minuetto all'Inferno questa frase? Ma è chiaro che si tratta di un indizio molto evidente di quello che lui stesso pensava, questa specie di cosmogramma. Ecco, che cosa c'è? C'è il regno dello spirito, c'è la terra e il cielo, c'è il regno dello spirito e c'è la vita comune, e c'è contatto tra la terra, tra il regno dei sensi, della ragione e della psiche e il regno spirituale, c'è un contatto. Dice, è Proust che l'ha pensato questo, no? Dice: sovrapposto alla terra, quindi nulla passa, non c'è permeabilità tra i due piani, però filtra qualcosa, ciò nonostante filtra qualcosa, e filtra quello che
essere, come dire, di essere una fonte di consolazione, una fonte di quiete, una fonte di luce in qualche modo, i profumi. Quindi la terra è quella cloaca che spesso è, ma ci sono i profumi. E ci sono, c'è la pietà, quindi rispetto alla ferocia c'è la pietà, possiamo attivare la pietà, e c'è la corruzione, questo fa parte della vita umana, della condizione umana, e quindi dobbiamo vedercela con questo. E poi c'è la malinconia, quindi voi vedete questo giovane uomo molto solitario che vive profondamente la malinconia e si domanda che cos'è. Quindi questa è stata sempre un po' la formula zolliana, chiedersi come stanno le cose in un modo distaccato e attentissimo. Quindi lui fa molto presto, vivendo una vita solitaria, perché poi in casa nessuno gli badava, e lui leggeva l'infinito, oppure camminava per queste strade noiosissime, tetre, nebbiose di Torino, no? Cioè viene fuori questa città che diventa una specie di incubo per lui. Ecco, lui si accorge molto presto di quello che ci dice Dante, Paradiso 22, il verso 151, in 11 sillabe. L'aiuola che ci fa tanto feroci. Questo è un passo meraviglioso, perché è difficile trovare così pochi in un giro di parole così stretto, trovare la definizione della condizione nella quale ci si trova, nella quale una persona ipersensibile come lui, proprio con delle vibrazioni interiori molto forti, ecco, è difficile trovare una definizione più azzeccata di questa. L'aiuola che ci fa tanto feroce. E quindi nella sua parabola di vita, di ricerca e di studio, lui cercherà di capire come mai c'è la ferocia, da che cosa parte questa avidità, no? questa apertura su un oltre che non ha una propria misura, una propria luce interiore. Quindi questo è un po' il suo atteggiamento. Lui cercherà di capire come stanno le cose e come si può ovviare alla ferocia, e così a tutti gli altri, le altre situazioni, no? Che vengono citate nel caso di Jean Santelier, quindi la corruzione, la malinconia, cioè come faccio io a uscire dall'imbuto della tristezza, della malinconia, cercando però di essere aderente alle cose in un modo estremamente radicale, in un modo integrale. Voglio capire come stanno le cose, ma mi rifiuto di accettare una versione, una vulgata che mi viene data alla quale obbedire. Quindi nei confronti della dimensione religiosa, del piano religioso, c'è questo molto molto, voglio dire, lo si percepisce con molta chiarezza. E nello stesso tempo però cosa succede? Succede che è un uomo fragile, ammalato, quindi vive questa esperienza della tubercolosi quando ancora
non c'erano antibiotici, non si poteva curare, e in questo esilio di mancanza di fiato, ecco, questa è un'altra caratteristica interessante che poi si sviluppa, diciamo, in modi poetici, in modi a livelli metafisici, no? La mancanza di fiato. E d'altra parte noi sappiamo che ereditiamo dal mondo greco questa bellissima parola che definisce gli spirituali, no? Pneumatikoi. Quindi pneuma ha molti significati, no? Cioè, significa naturalmente respiro, c'è dell'altro, cioè c'è un oltre dentro la fisicità, la fisiologia del respiro. E lui cerca questo oltre, però è vincolato a mancanza di fiato. E allora in questa situazione lui studia i mistici dell'Occidente. Quindi viene fuori questa meravigliosa antologia che lui compila a letto, mentre ha le crisi di tubercolosi, e trova un sollievo, una luce straordinaria dentro queste esperienze di silenzio, di vibrazioni sottili, di luce, che vengono testimoniate dai mistici. Quindi questo è un momento molto importante della sua vita, è una svolta. Dirà in questa introduzione di 100 pagine, che è una scrittura veramente da meditare, l'introduzione all'antologia, ecco, lui formula questa congettura, per lui è un teorema, ma naturalmente non possiamo dire altro che è una congettura, la mistica come norma dell'uomo. Cioè, se vogliamo trovare un perno sul quale abitare la nostra vita, quali che siano le fortune o le sciagure che ci toccheranno, il perno è lì. Il perno è nella veglia interiore. E quindi c'è, come dire, nel primo periodo della sua vita, prima ancora che arrivino i mistici, che pubblica nel 62, c'è l'Imitazione di Cristo, per esempio. Questo è un altro piccolo capolavoro di esperienza spirituale da lui vissuta attraverso la testimonianza di Tommaso da Kempen, no? Da Kempis. Quindi l'Imitazione di Cristo è un poemino omiletico del XIV secolo, la cui attribuzione ormai non più messa in discussione è a questo mistico, di questo meditativo, insomma, un contemplativo, come quei secoli abbondavano, capite? Cioè, oggi per noi ci sembra assolutamente impossibile, anche se sappiamo che c'è la trappa, se sappiamo che c'è la vita monastica, che c'è l'ereditaggio, cioè tutte queste cose le sappiamo, però è chiaro che l'epoca, il tempo, lo spirito del tempo va in tutt'altra direzione. Quindi lui scrive l'Imitazione di Cristo, esce nel 58 da Rizzoli, dalla Burra, e sono delle pagine stupende perché lui coglie l'essenza dell'esperienza mistica nel silenzio, colmo di vibrazioni. È un'arte la concentrazione, la meditazione, la preghiera, ed è un oltre rispetto alla condizione comune, banale, nella quale siamo tutti, no? Tutti condizionati. Quindi rispetto alla questa è un'altra
è un'altra riflessione che lui ha fatto, che si presta a essere, diciamo, declinata nel senso dell'oltre. Non solo l'oltre è parte intrinseca del vivere, del nascere, del crescere, del costruirci e poi del morire, ma c'è dell'altro. Pensiamo per esempio alle lingue complesse come sono strutturate. Che cos'è la metafora? Che cos'è la similitudine? Che cos'è il simbolo rispetto al segno? Quindi noi, appunto, chi ha la mia età sa benissimo che ci sono state delle polemiche straordinarie tra i semiotici e i simbolici, no? Negli anni 60, negli anni 70, quindi con tutta la... il sarcasmo col quale Umberto Eco denunciava l'apertura al simbolo, no, è tutto segno e quindi non basta, cioè non è che ci sia da trovare uno spessore al di là della cosa come appare, come si presenta. Ecco, quindi il segno, pensiamo, l'oltre si sviluppa nel senso che dal segno, dal mero segno, c'è questa apertura sulla dimensione simbolica, sulla metafora, sulla similitudine. Questa è una prova di espansione, di potenziamento, è una carica ulteriore che il linguaggio ha, è in grado di trasmettere. E pensiamo rispetto alla parola parlata, la parola poetica. Quindi qual è questa espansione al di là della comunicazione, no? E così il canto rispetto alla prosa. Quindi poesia, prosa, canto. E così silenzio rispetto al suono, che è il silenzio è colmo di vibrazione. Quindi vedete come nella stessa struttura delle lingue complesse, poi ci sono delle lingue più semplici in cui non c'è tutto questo, ma le lingue complesse nelle quali ci siamo formati, a partire dal greco e dal latino, che adesso vengono ignorate, e che invece davano proprio la struttura del ragionamento e quindi orientavano nella vita, con una sintassi completa. Ecco, nelle lingue complesse questo oltre è parte intrinseca dell'intelligenza, della capacità umana di espandere, no? Quindi in questo senso lui vede, tornando a Zolla, cioè per lui la mistica è un punto oltre la condizione comune. Non nel senso che si tratti di individui stravaganti o addirittura in trance, no? Cioè lui nell'introduzione ai mistici precisa molto bene le differenze rispetto alla vulgata, all'opinione comune. C'è già il mistico così, è uno che farnetica. Ecco, ma questo significa che allora tu non hai la percezione sottile di come una coscienza può assottigliarsi e raggiungere, diciamo, un punto in cui lo strato denso delle cose viene violato, viene perforato e tu raggiungi un'esperienza che ti colma, che ti illumina. Quindi c'è l'imitazione di Cristo, è stato un momento importante per lui. Scoprire che cos'è l'esperienza meditativa, l'esperienza contemplativa e poi naturalmente l'antologia dei mistici. Quali sono state le presenze, le affinità elettive di quest'uomo, di questo solitario, no?
Ebbene, la più evidente, perché cita molte volte con reverenza, si compare. E anche in questo caso, nel caso di Simone Weil, c'è questa lui scrive un saggio su Simone Weil nel 1958 e cita una frase che si espone verso il reale con perfetta attenzione, riceverà il dono dell'intervento soprannaturale. E qui viene fuori poi la visione che è stata la visione weiliana, no? La visione di Simone, che è molto molto vicina alla sua, cioè il fatto degli strati di densità e di sottigliezza, le couche, Simone Weil parla di queste couche che compongono l'architettura dell'interiorità, e quindi ci sono vari livelli che vanno dal denso al sottile, all'ipersottile, e quindi l'esperienza, la contemplazione, la spiritualità, diciamo, sta in questa acquisto di sottigliezza e di distacco, cioè non più di identificazione rispetto a ciò che ci condiziona continuamente. Quindi si potrebbe dire, a un certo punto, volendo ritornare al concetto di oltre, l'oltre è la misura della distanza tra lo psichico e lo spirituale. Ecco, e questo è qualcosa che andrebbe messo in luce, e questo è il motivo per cui io ho un'assoluta reverenza nei confronti dell'opera di Mancuso, perché c'è la volontà di mostrare la spiritualità come una fonte di energia che ti collega col mondo, ti collega con la vita, ti fa essere attore e testimone dell'incanto dell'essere vivi, ma è soltanto attraverso una percezione spirituale sottile che noi possiamo riscoprire valori che sono oltre l'etica, capite? Quindi anche qui c'è una differenza tra l'etica e la spiritualità o la metafisica. Cioè, certo, ci sono norme, ci sono regole, e noi obbediamo a queste norme, però la luce interiore è il perno. E quindi c'è una definizione, per esempio, che lui fa nell'introduzione al misticismo. Il misticismo è la ripetizione in una civiltà non più corale dell'esperienza iniziatica. È un ritorno alla tradizione in senso proprio, ricordo involontario di una cosa sepolta. Quindi qui si entra, diciamo, nel grande fiume della sua meditazione sulla tradizione, che non ha assolutamente contatto con la visione convenzionale della tradizione, per la quale c'è un'opposizione tra progressismo e conservazione. Cioè, voglio dire, questa è una visione molto meschina, ridurre le cose in questo senso. Cioè, lui cercherà di studiare le civiltà umane dai primordi, per come ci si può avvicinare attraverso le fonti, attraverso le testimonianze, e si renderà conto che è un fiume che attraversa i tempi, attraversa le epoche, e conserva dei cristalli di luce
che poi via via subiscono un'obliterazione e quindi c'è questo ritmo di scoperta e di oblio continuamente. È un ritmo che scansiona, diciamo, la vicenda dell'uomo sulla terra. E quindi c'è quella immagine molto bella che ci ricorda Debussy nella sua composizione del 1910, la cathédrale engloutie. Ecco, quindi la tradizione è un po' questo, cioè è un luogo, un regno di bellezza che viene sepolto, che diciamo l'onda del tempo continuamente sommerge, e però ci sono, ecco, delle aperture, ci sono delle brecce, e sono questi uomini, questi pneumaticoi, ci sono questi spirituali che riescono a far affiorare dalla nebbia nella quale noi normalmente viviamo, a far affiorare dei cristalli, delle luci. Quindi in questo senso, quando lui dice il misticismo è la ripetizione, cioè il misticismo, anche l'ismo lì bisognerebbe fare delle distinzioni, l'esperienza mistica, diciamo, non il misticismo, è la ripetizione in una civiltà non più corale dell'esperienza iniziatica. Quindi una delle sue fonti di malinconia, se vogliamo, è stata questa, cioè di scoprire che la coralità va verso va verso l'esterno, va verso la superficialità. Quindi la nostra oggi è una civiltà corale, ma che obbedisce a degli ordini, a delle situazioni fatte apposta per non farci essere consapevoli, non essere mindful in un senso pieno, in un senso profondo. Quindi è corale sì, ma è allo sbando, se vogliamo, da questo punto di vista, no?